a Riot viene controllato che non ci siano cheat, hack, cose, eccetera, eccetera, e poi possono utilizzarlo. Lo tiene sempre Riot, però. Draft! Draft Team Liquid Weibo, Aurora, Ziggs, permabannati Red Side ormai. Appunto, come dicevi, a salvare il percorso dei Team Liquid e portandoli poi al mondiale. A volte si sentiva persino un po' escluso dalla dinamica di squadra, essendo l'unico giocatore che era arrivato a creare disruption nelle comunicazioni della squadra non parlando coreano, ma a volte menzionava come il proprio jungler parlasse con la propria botlane coreano, con la propria top lane, e si sentisse un po' fuori da queste comunicazioni. A questo giro, questi Team Liquid sono sicuramente più well-rounded nella loro intenzione e nella loro costruzione. Vediamo come questo si rifletterà all'interno della draft e del gameplay. Bandi Ashe, Yone e Vi da parte di Team Liquid, Ziggs, Aurora e Rumble invece rimossi da parte dei Weibo Gaming. Team Liquid che nella giornata di ieri, nello scontro con gli LNG, hanno avuto secondo me una partita molto proattiva, ma con diversi errori. Lucian first pick, davvero? Partita, cioè, questo è come i Team Liquid aprono la draft contro i Weibo. Rispetto a un team, soprattutto dall'LCS, come sono stato molto abituato in passato, che non ci prova nemmeno. Sono seri. Anche perché siamo Bandi Ashe, di Yone e di V sono tutti sensatissimi. A Lucian Nami, immagini sì, ma vuol dire lasciare Skarner, lasciare Renekton, lasciare Xante, lasciare Jhin. Ci sono mille soluzioni a Lucian, puoi giocare... Boh. Xiao ha dato una croma a Lucian per quella che è stata la sua storia. Dici ok, picchi Lucian per toglierlo a Xiao, togli un altro ban. Cioè scegli qualcos'altro. Una Hall of Fame dedicata per la LPL che ha proclamato i 10 giocatori più impattanti della storia della regione. Tra quei giocatori esiste Xiao, al quale hanno dedicato la croma di Lucian. È un giocatore che in un meta di tiratori Smolder open. Smolder non è il problema più grosso. Lucian Nami. Kalista botlane, quindi dovranno bannare Renata Glaschi Team Liquid, a meno che non la picchino i Weibo subito dopo. Vai a piccare jungle. Non penso che piccheranno Kled blind. Non penso proprio. Se Sejuani ha più senso. Devi piccare jungle per evitare che te lo banni in seconda rotazione di ban. Sarà il momento di Sejuani. È uno dei suoi classici, quindi comunque un campione che è in grado di pilotare molto bene. Resta comunque la Renata Glaschi era scontatissima. Anche se potrebbe andare ancora per una frontline vera e propria. È che sei contro Nami e quindi vuoi Enchanter contro Enchanter. Che se si deve parlare di early e mid game, la comp la sceglie il coach. No, la comp il coach suggerisce idee e i player alla fine giornata scelgono. Anche se dipende da regione a regione. In Corea tendono a fidarsi più del coach, in Cina anche, Corea tende a essere anche molto dipendente dal team, Cina tendono a fidarsi molto del coach, anche se i player e il coach sono solitamente sulla stessa pagina a livello di scelta, da quello che mi è stato raccontato almeno. Così Nami forte ma noiosa, assolutamente d'accordo. Ok, Xante è bannato, vogliono provare a prendere Renekton, no, devono bannare Gnar. Team Liquid dovrebbero bannare Gnar. Aborro un po' l'idea di definire sia Nami che Renata Glaschi Enchanter. Sono... Mi stona veramente molto come definizione loro, ma non ne ho una migliore. Quindi begrudgingly accetterò questa definizione. Perché non sono così particolari da rientrare nel ruolo dello specialist. Non ok, bandi LeBlanc su Xiao, cioè, quindi continuano a concentrarsi su Xiao a livello di ban. Quindi lo capisco perché Apa prenderà una montagna di ceffoni da Xiao, secondo me. Senza ulteriore categorizzazione. Sono Sante... simpatiche. Sono simpatiche, appunto. Xante bannato dalle mani di Impact, LeBlanc invece tolta a Xiao Hu. Non tolgono Gnar, secondo me i Weibo, lo prendono loro. Potrebbero tranquillamente prenderlo loro. Due ban di questa draft. Bravi col ban di Poppy, bello. Timore da rispettare. Molto così togli i Poppy top, potresti anche giocare Jax in verità. Puoi giocare Jax, puoi giocare Gnar. PS di quel campione, anche perché una cosa che non avevamo sottolineato sul trittico iniziale di entrambe le squadre, tank giungla, early to mid game, enchanter, tutto quello che vuoi, passa gittata per entrambi. Quindi sono composizioni sulle quali un campione come Poppy riesce ad avere un inserimento molto comodo. Giusti i ban da parte dei Weibo. Jax, l'ultima rimozione da parte dei Team Liquid per cercare di limitare il potenziale offensivo di Breed e la sua pressione sulle corsie laterali. Renekton resta disponibile, comunque sempre un gran campione per i team di LPL. Vediamo se decidono di giocare qualcosa di neutrale per una composizione che a quel punto prenderebbe molto le vie della Sinner Comp. E invece abbiamo Orianna. Orianna? Che, con Skarner non okay. Sono Nocturne che te la proietta direttamente sulla backline. Quindi lasciano il counter pick alla top lane. Ci sta per Breed, confronto con Impact. Guardando un po' la composizione... Esattamente perché il microfono è sputato poco a poco? Non lo so. Adesso è scomparso di nuovo. Potesse essere un Nasus di no. Di
No, ti prego, non un game di Smolder. Magico la combo. Non un game di Smolder, please. Che comunque basti a please. La difesa di quella che sarà una front line molto solida dall'altra parte. La concentrazione di Oh, grazie. Okay. Oh, grazie Syndra. Almeno è Syndra. Hai un follow up su un ingaggio di Sejuani. Grazie, va benissimo così. No, Jax è bannato alla fine, quindi non ho bannato di DM. Quindi Gnar. Sì. No, non giochi Gameplay. L'ha giocato spesso durante il campionato domestico. No, non puoi giocare Gameplay, non adesso. Loro. Per la Sinner comp abbiamo Syndra Renekton. Sinner, beh, c'è Sejuani, quindi Renekton ha un valore molto più alto. Può rispondere tranquillamente con Gnar dalla sua, mantenendo una linea attorno ad Gnar into Renekton, sì, non Renekton, capisco l'idea con Sejuani, però longevo su Smolder. Vado un attimo in bagno, chat. Datemi un secondo, arrivo. Comunque IPA è un gran giocatore di Azol, tra le tante, tra i suoi campioni preferenziali. E secondo me, in questo meta di maghi, Azol potrebbe tornare a giocare per scalare dalla mid lane, anche se adesso non lo stiamo vedendo. Syndra resta comunque un perno molto importante. Composizioni molto violente. Non sono di certo composizioni che puntano allo scaling. Sono composizioni che vogliono risorse in fretta e che vogliono snobbollare la mappa. Sono due team caotici, quindi si sposano bene con la definizione. Già, vedremo un game ben propositivo, spero. I Weibo dalla loro, è vero, hanno sicuramente bisogno di portare azione, portarla in fretta, ma non disdegnano anche l'avanzare verso delle fasi un pochino più inoltrate del teamfight, grazie a un forte potenziale di Wombo Combo. Abbiamo visto degli Skarner veramente pericolosi a questo mondiale, pensare che in questa partita quello Skarner, con la sua suprema da acchiappare molteplici persone, possa essere coadiuvato anche da una Shockwave o da uno Gnar, raggruppando quindi tutti i bersagli ancora più comodamente. Fa gelare il sangue nelle vene. Siamo quasi pronti per entrare in game per la quarta partita della giornata di oggi, quella che segnerà la metà della giornata trascorsa, giro di boa. Vedremo chi tra questi due team raggiungerà tante altre squadre già delineate sullo score di 1-1 e chi invece andrà a rischio eliminazione. Ci siamo. L'anda degli evocatori a breve di fronte ai nostri occhi. Team Liquid Honda contro Weibo Gaming Tap Tap, se proprio dobbiamo andare a mettere i nomi, quando chiami qualcuno per nome e cognome per risultare più aggressivo. Però no, in realtà no. Dovrebbe esserci una piccola pausa, forse all'entrata in game. Mi domando, ecco, se il meta, dai, parlavamo molto del meta un pochino settorializzato delle regioni, c'è un elemento che contraddistingue... Eccomi, scusatemi, scusatemi. ...qualsiasi altra cosa. Lane swap. No, il trash talk in all chat, ovviamente. Ah, beh. E la cosa bella è che in LCS te lo fanno anche vedere, cioè LCS si gioca con l'all chat visibile durante le partite ed è... Devo dire molto piacevole. Tra l'altro dobbiamo ringraziare il Nord America, nello specifico in realtà dobbiamo ringraziare il Brasile che ha fatto da spartiacque per questa fantastica tecnologia. L'interfaccia che avete a vostra disposizione su Twitch, quella che vi permette di cliccare sui ritratti dei campioni e avere a disposizione tutte le info possibili e immaginabili, parte dal Brasile, viene ufficializzata poi in America del Nord e arriva adesso su scenario internazionale, quindi grazie per questa grande aggiunta. Una grande aggiunta sicuramente per la viewing experience. Domando come venga affrontato appunto la questione del trash talk con la barriera linguistica. Il trash talk è uno degli elementi di gameplay, tra virgolette, più importanti di APA, quello che l'ha reso. Ci siamo! Dai, Weibo, fate un game veloce. Con Nord Americano, a tal punto che... Come si tolgono i sottotitoli? C'è un tasto in basso a destra e clicchi CC. Le betta, adesso le faccio partire, le faccio partire, non preoccupatevi. Siamo sulla landa finalmente, Team Liquid Honda contro Weibo Gaming. Tap tap. Già informazioni nella giungla avversaria per i Weibo. Piazzare Lumia, cercare di spottare tentativi di lane swap. Bet, bet. E per adesso niente di davvero troppo. No, no, piazzano i Lumi soltanto per evitare lane swap, tutto qua. Come abbiamo già visto nelle partite di prima. Meno male, no, guardate, sono contento che si mettano questi Lumi per evitare lane swap. Ma meno male, cazzo. Quando hai Lucianami, ma meno male, cazzarola. Non sei felicissimo, ma non sei neanche triste di accettare la fase di corsia contro Kalista Renata. I Weibo, giocando Kalista Renata, una lane molto forte nel 2v2, vanno a prendere visione attorno alla possibilità di lane swap proprio per questo. Perché dovevano assicurarsi che ci fosse... Lucianami più Smolder sarebbe... No, sarebbe stato letteralmente la morte della mia psiche. Alla fine viene allontanato Unti dalla sua metà campo, resta sotto visione, invasione tardiva di Tarzan, coperto da Light e Crisp, vuole chiudere Core JJ e sta arrivando dal fianco anche Yeon, la situazione si scalda molto. Oh, Weibo qua, invasione molto greedy. È Unti, ha già perso mezza vita.
Tarzan è ancora all'1. Tarzan non ha fatto il 2. Deve flashare fuori. Tutto su Crisp. Holy shit. Actually potrebbero fare cose. Lol, Skarner ha preso il 2 flashando attraverso il muro, prendendo Exp e poi rigirandosi. Non ci credo. Tarzan ha preso il 2 con la wave mid. Insane. Tante risorse impegnate già da questi primi livelli. Ci ritroviamo con Crisp che gioca con un terzo della barra degli HP e senza summoner spell. Commento sui G2, mi ha fatto male. Hanno giocato molto bene, ma fanculo Smolder, porco Giuda. Champion di merda. No, Smolder ho proprio un odio. Inizialmente mi piaceva l'idea, ma più l'ho visto giocato e più l'ho odiato. Perché l'hanno forzato loro stessi con la visione profonda e adesso si trovano a giocare un duo laning perdente. Eh sì, questo sarà un bel peso. Faticoso da togliersi di dosso. Corge J non ha preso esperienza. Stavo vedendo, tra l'altro, ha rinunciato all'XP sulla prima wave. In modo da permettere a Yeon di avere il livello 2 prima della seconda wave sulla quale stavano arrivando. Minchia, Impact che qua rischia di morirci da Breed. È morto. Deve flashare. Mamma. Mamma, bravo Impact sul timing. Mamma mia, Breed. Come sono andati i G2? Hanno perso, ma hanno perso con onore. Una tensione addosso gigantesca. Io sono già a metà strada per tornare in lane dopo aver recollato la formazione del genere. Potenziamento sul push dell'ondata. Corge J, due colpi di torre addirittura. Però guarda qui, facilitare il trade per Yon. Il fatto che Corge J abbia skippato la prima wave significa che il livello 1 di Light equivale al livello 3 di Yeon. Ingiocabile questa lane, deve arrivare Tarzan a sbloccarla e c'è già visione profonda per andare a limitarlo. Corge J che comunque prende vantaggio d'esperienza sul supporto avversario nonostante l'aver skippato l'ondata, e anche minion che vengono persi sotto torre con un 20 a 12 sulla conta totale delle ondate. L'ondata rimbalza, non c'è provvisione dei Team Liquid sul fiume, la va a piazzare adesso Yon per spottare l'eventuale inserimento di Tarzan che vede il centro della dichiaria avversaria. Vedere i liquidi in vantaggio di oro è qualcosa di veramente strano. Xiaohu. Oh, Xiaohu ha il flash, ma è senza mana. Ah, rallentamento mancato. È possibile, Xiaohu si fa avanti, però subito l'avversario. Vanno dritti. Bello. Bello, bravi. Bravi. Peccato abbia preso Umti. Costretti, costringi a una flashare. Oh, barriere basta? Flasha subito, fratello. Rispondere con la kill. Ha aspettato troppo Yeon. Ha aspettato veramente, veramente tanto per flashare. Troppi giavellotti. Entra in range di lacerazione. Light la raccoglie. Inversione totale di marcia sulla duo lane. Raccolgono il primo sangue in mid, ma lo raccoglie Sejuani. Bot lane invece, kill di risposta su Kalista. E alla fine... non... altro parliamo dopo. Si scambia di nuovo. Impact questa volta. Knows. Niente, oh. Sustain. Top die. Top die, ma non come te lo aspettavi. Ok. Alla fine, cioè, questo è stato uno dei trade più brutti della storia. E devo dire: livello 5 per lui. Hai piccato Renekton blind quando c'è Gnar. Livello 6. Lane facile da rompere. E adesso che ci troviamo con Steel Plates contro Spada, significa che verosimilmente Renekton non ha business di stare oltre la linea di centrocampo. In tutto questo, i Liquid Gold Lead. Gold lead ancora per i Team Liquid, pronunciata principalmente nella giungla, nella mid lane, un po' nel ruolo del supporto, dove poco importa la differenza, ma l'ottima partenza di giungla per Umti rispetto a Tarzan, che con quel tentativo di invade si è un po' dato la zappa sui piedi da solo, facilita il piccolo vantaggio monetario per i Team Liquid. Si parla comunque di due tank junk. Quella differenza monetaria sul secondo posto del tabellone si potrebbe tranquillamente ignorare per il resto della partita e farebbe poca differenza. Si gioca comunque con una grossa wave accumulata. I Liquid vogliono continuare a premere nella metà campo avversaria. Lo fanno consci del fatto che ci sia stata pulizia da parte di Tarzan su quel quadrante di giungla. No, sembra una canzone, infatti, non spettacolo. Ma in realtà, le early game sono anche partiti molto bene. Poi, però, Impact hanno ma poretto Impact che gli hanno piccato Renekton into blind Gnar. Cioè, vogliono dare attenzione al drago. Avesse almeno preso Gnar, direi, ok. Sta. Comunque, considerata la dinamica delle due draft, penso che in questa partita abbiano più valore le larve. Sì, hanno molto più volume delle larve. Per il mid game che per lo scaling vogliono aprire la mappa in fretta. E quindi si stanno portando su un obiettivo molto più succoso i Weibo. Ma il problema qual è? Se possono giocare per il titolo, chi? Impact. Non è la pressione topside per giocare attorno alle larve. E quindi devi accontentarti dell'obiettivo potabile tra i due.
E non hai nemmeno tanto permesso, tanto spazio di manovra per spostare la tua botlane in topside. Dal momento che ospita quella morte, immagino spinto sotto torre da un disperdi debole di APA, però questo passaggio. Bello! Tarzan perfetto. E anche dopo il flash, il preziosa e cooldown rubato per i wave. E questo significa comunque APA che tornerà in vita. Ciao Umti! Tarzan, che tra l'altro adesso tu per tu con Umti, continua a giocare in profondità. Non ammazzano, ci sono anche Crisp e Light. Crisp di fianco. Lo stordimento, Umti. Umti non è flash. Oh, almeno l'assalto artico, almeno quello, meno male. Di fuga. C'è anche il salvataggio per andare a dare a Tarzan velocità di movimento extra verso gli avversari. Adesso Tarzan che impatta botside sulla cannon wave, quindi una wave molto difficile da andare a manovrare da parte della dual lane dei Liquid. Bravo Tarzan che blocca subito. Bella bolla. Oh mio Dio, quella Q Crisp, che cacchio. Trovare Ione e trascinarlo indietro. Ci sarà possibilità di riaggredire. Tarzan non se n'è ancora andato. Il lume di Core JJ spotterà la presenza del jungler avversario. Tone Team Liquid di dover temere un potenziale di dive. Impact ha il TP per aiutarli. Però ce ne fosse bisogno. Livello 6 trovato da Ion. Adesso ci sarà anche lo sterminio ad aiutare questo Lucian a difendersi da un'aggressione avversaria. Non riescono quindi i Weibo a concretizzare alcun dive. Il problema grande dei Liquid è che la mappa purtroppo ha preso una bruttissima inclinazione dopo la solo kill. Non è andata con i G2. Sono stati molto bravi, però gli Unwalife avevano smolder in late game. Ma poi perché adesso con la pressione topside da parte di Brit, sempre positiva, l'abbiamo detto da quando ha acquistato le Steel Plates, Umti deve iniziare a giocare anche per quel quadrante di mappa. Perché altrimenti ti ritrovi con Skarner che alla peggio gioca 3v3 attorno ad una Kalista lane con Enchanter e quindi un 3v3 molto forte. O se no, se gioca attraverso la topside, è Impact stesso che rischia di essere divato. Insomma, è una mappa inclinata. Già a favore dei Weibo questa, non c'è una gold lead tale da portare questa inclinazione... Quella è molto fantastica. Dicevo, non c'è una gold lead tale a portare questa inclinazione ad essere pericolosa negli scenari di 5v5 attorno agli obiettivi. Tarzan, che anche a mid, APA non ha flash. Deve cercare di rompere attorno a quello, però... Insomma, bravo Kala, adesso deve stare 20 secondi indietro. Tarzan continuamente ad affacciarsi sulle diverse lane, a cercare partecipazione, comunque ne abbia l'opportunità. Si parla già di un primo oggetto per Umti, però, con questa Sejuani, un rush di Locket. Nekton è forte perché non gioca in Nord America. No, le Nekton into Gnar non può fare nulla. È il motivo per cui Gnar ha preso così tanta priorità, perché Gnar è diventato così impattante al punto che cancella Renekton, che è un blind pick safe da sempre. Rotazione di Light e Crisp sulla top side, questa volta non corrisposta da Ione Core JJ. La dual lane dei Weibo quindi prende il controllo di questa zona superiore di mappa con un minuto di anticipo addirittura sullo spawn delle larve. Liquid volendo hanno anche tutto il tempo per depushare la corsia inferiore e fare lo stesso. Semplicemente Brit reagisce a questo, ma già settata la topside con Tarzan di fianco a Kalista, penso che l'intenzione dei Weibo sia anche quella di sacrificare un po' sul piano strutturale pur di assicurarsi quell'assicurazione a loro volta. Perdonate il gioco di parole. Bello il TP, però, da parte di Orianna, coprono direttamente il dive, non che sarebbe dive, stato safe come dive, Crisp. Potrebbero cercare il collasso. Crisp è morto. Per Crisp, stordimenti, che cavolo ci facessero lì? ABA porta a casa l'eliminazione sul support avversario. Palleggiato e purtroppo non c'è Kalista, di conseguenza non c'è la Pokéball nella quale far rientrare il fragile campione nelle mani di Crisp. Si portano a casa una kill, Impact si teletrasporta per andare ad evitare la passeggiata. Non ci credo. Per evitare la giungla. Wow. Purificato dal Light che cerca immediatamente il Impact qua ci muore da Tarzan, mi sa. C'è la ulti, ci sono tutte le lance. Ok, almeno quello. Minchia. Non arriveranno. Danno sul Light, mi ha stupito. Su Impact. Vorrei il pensiero per questo Renekton di magari dare un secondo assalto. Prendono il Dominus, comunque stavano cercando di pushare la wave, magari volevano divare in due tempi, perché comunque il kit di Light sta nella lacerazione e quindi potevi tranquillamente continuare ad aggredire. Tarzan però si sposta, alla fine utilizzano questa priorità insieme alla rotazione di Crisp che finalmente si ricongiunge al suo tiratore per prendere la quarta larga. Nord America, scusatemi se sono un po' così, ma il Nord America è proprio... Cioè passa dal fare cose belle a tipo what the fuck, al fare cose orribili e tipo il mio cervello lentamente si scioglie nell'acido. Umti da solo sta facendo un grande zoning, non riesce a interrompere la carica di Tarzan attraverso il muro, ma riuscirà a interrompere almeno il 6-0 sulle larve. Reed solo soletto in corsia inferiore. Prende nel frattempo qualche altra placcatura. Singolo larva per i Team Liquid. Adesso conquistata da Sejuani.
è semplicemente quello. Vabbè, prendono una larva singola. Weibo non prendono la doppia larvetta quando colpiscono le torri, non è così grave. 1000 gol di differenza. Weibo su quello ci marciano tantissimo. Più che altro perché sono anche ben distribuiti i gold. Gnart, upside, inside lane. Ok, il problema adesso è inside lane, dopo deve essere Syndra a gestire Gnar. Quante stack riesce a prenderne da jungler nel breve periodo? Il problema è che l'Artsteel resta su Skarner un oggetto dal value così alto. Puoi togliere le stack, puoi togliere la passiva, quell'oggetto continuerà ad essere un oggetto fantastico su di lui. Gli scaling sugli HP di Skarner lo rendono così alto. No, che c'è la Monica che guarda mia. Vedete che sto mangiucchiando così le croccantelle e gliele ho tolte di mano perché me le aveva passate per offrirmene un paio ed ero qua. Tiltata ai G2, tiltata al Nord America, porca troia. Navi gestisce Gnar. È perché è il pesce con le tette. È coperto da Core JJ, lo ricaccia nella sua metà campo. Vai Tarzan, un proc di Artsteel. Chi si trova già con una sconfitta, qualora perdesse secondo me, possiamo già no, non è fuori la competizione. Devi perdere 3 game per essere fuori. Lume pulito, Tarzan un po' lontanato, un T dovrà stare. Un T deve andarsene anche in fretta. Si sta avvicinando al fiume per una contesa. Lontane dall'azione, ma entrambi dotati. Bella, watch out. Grazie per la sub. Ti si lova l'apo minore di 3. Ah, e Syndra, per ora Syndra può gestire Gnar. Per ora. Perché siamo ancora in early game. Syndra può barstare Gnar con una buona combo. La forma mini di Gnar, non la forma mega. Io quando streamo lo tengo fisso di sottofondo, quello del metal pipe che cade a terra. A volte ti scordi. Parte l'aggressione sul drago. Tarzan nelle vicinanze. Vuole provare ad allungarsi per uno smite a tradimento. Trasporto Gnar. Tarzan non si espone. Devi partono. Bella ulti di Sejuani. Tutto su Tarzan, devono investire tutto su Tarzan. Bel flash di Apa. Bella ulti di Renata, mamma mia. Oddio Crisp. No Crisp, no, perché ha lanciato Crisp? Ma perché lanciare? Vabbè, Crisp qua. No, parole. Al costo della vita del loro support, Ion scatta avanti, cerca Zhao, stordito da disperdi il debole, poca vita per mid laner, trascinato indietro adesso Renekton. Renekton, Impact, guarda che... Oh, Liquid! Dopo aver ucciso Crisp diciamo che non è che posso far molto, però... Ok. Salveranno il resto dei Weibo. Non è la prima volta all'interno di questo mondiale che vediamo il Renekton Delivery System. Non è il campione che vuoi portare in mezzo al tuo team. È un campione felicissimo di stare in mezzo a tanti campioni sui quali andare a proccare, eliminare il debole in modo da avere quelle grosse guarigioni e continuare a combattere. Gran bel fight da parte lanciare Renata Glaskin è stata la trollata più grossa. Buone bolle, buona la reazione all'acquisizione forzata con la mareggiata. In questo Nami e Renata Glaskin anche molto simili nel come vogliono protrarre Crisp all'interno della schermaglia. Rilanciano Crisp verso la sua fine e penso che ci siano stati anche dei piccoli corticircuiti comunicativi da parte dei Weibo attorno a questo tipo di fight. Renekton ha ripreso un terzo della barra degli HP con quella Q. Niente male affatto. Non troppo contenti nella green room dei Weibo di questa azione. Certo drago preso, ma di nuovo a che prezzo? Adesso abbiamo un Lucian 2-1-0, predatore d'essenza alla mano. Syndra con il Luden nell'inventario, prime power spike stanno iniziando a delinearsi. Ovier Lane Economy Snapshot che certo mostra il grande vantaggio monetario di quello Gnar su Renekton, ma a livello di efficacia e influenza nel fight abbiamo chiaramente sentito un'altra storia. Anche perché Renekton c'è stato proprio uno switch molto chiaro nel suo bilanciamento. Un D, bello l'ingaggio su Crisp. Light non ha la ulti, vittima di un assalto. Un T porta a casa. No, Light ha la ulti. Si ruota anche sul messaggero. IP trova un doppio stordimento. Forse non ce l'ha e non si vede bene dall'interfaccia. Impact va in, stordito ancora una volta. Unti scatta dentro, non teme l'inserimento. Forse un po' deep. Tarzan prende tempo, ma alla fine ci muore. Ma che sta succedendo? Ma cos'è sto game? No, Unti. Molto minaccioso, tanti danni, un team finito. Shao ha già usato la ulti. Deve fare i conti con tutta la squadra dei Team Liquid. Breed è morto. Shao ci prova, ma che deve fare? Non ci voglio credere. Fuori di testa. Impact, ma è l'unica vittima dei Team Liquid in tutta questa ma azione. Che cacchio sta succedendo sto game? L'abbiamo visto sul miniscamo scomparire.
perché comunque una volta che è stato conquistato immediatamente i Weibo sono stati allontanati dall'obiettivo, quindi anche l'idea di andare a contestare fino all'ultimo l'obiettivo non gli ha portato effettivamente nulla. Wow. Pressione sulla mid lane, vanno a corrispondere alla torre esterna in topside portandosi... Cioè, amico, gli americani non noi, diciamo che i Weibo sono un avversario leggermente più morbido del campione di LCK, Andreka, cioè giusto un pelo più morbido. Riuscirà in qualche modo a portarli a qualche tipo di sviluppo, perché comunque sono un paio di team fight che stanno giocando sotto e poi stanno vigendo. Sono un paio di team fight, vediamo come continua il game. In svantaggio numerico. Anche nello scorso fight, non è ancora garantito che sia vinto per i team liquid. Se fossero al Nexus, direi dove stai mirei. Non gli è scaduta la forma mega qua. Light non è stato minimamente presente nello scontro e Crisp era morto prima. Un peccato per Impact, la torre ha deciso di fare gli straordinari con la gittata pur di portare... Sì, eravamo pure vicini a vincere su G2, esatto. Così. Un 8-4 sul tabellone e un'altra partita che si rivela molto combattuta oggi. Però questo è Lucian adesso con due oggetti, anche Rekibuge e ripetizione per Ion, che quindi vedremo iniziare a scaricare quei double tap da ampia gittata. Archibugio fondamentale quando si gioca con Nami. Vuoi sempre la possibilità di scaricare quei colpi potenziati... Direi un Lucian a tre oggetti, se andiamo a considerare anche il mandato imperiale nell'inventario del suo supporto. Praticamente, sì. Quello significa, tra l'altro, ibridizzare molto bene il danno di Lucian. Una componente che si sottovaluta tanto del duo Lucian-Nami è quanto danno magico Nami va ad aggiungere a Lucian. Già. Perché normalmente anche lane tipo Lucian-Milio è molto più facile di darci contro. Nami-Lucian... No, scaricano un bel danno. E questi sono dei Nami Lucian in vantaggio. Drago fra 30 secondi. Weibo hanno controllo della zona. Gnara ancora la TP. Apas già cammina giù per la lane. Prima di morire aveva proccato sì, Gnara è un pochino più lenta. Vuoi clearare Yeon. Bel flash da parte di Yeon. Bravo. Minchia Light. Oh mio Dio, non ci credo. Onda d'urto. Lo stun su 3. Arriva il primo. Bellissimo stun da parte di Apa. Oh mio Dio, Apa sta giocando bene. What the fuck? Continua ad inseguire Unti. C'è una stack di permafrost, ma Unti scappa oltre il muro. Breathe è carne da macello qua. Ciao. Io non ci sto credendo. I Liquid stanno trovando il modo di vincere contro i Weibo. Danno della torre non è abbastanza. Un TV. Non di nuovo. Un TV. Non di nuovo, torre. Ed è un altro gran team fight. Antidoping all'APA subito. Molto bene la composizione. APA, tra l'altro, che altro a danno. Decisioni portate a casa. Chiude anche lo Storm Surge, apice della tempesta. Se quella Syndra già faceva paura con solo il Luden, adesso è diventata una minaccia globale. APA della tempesta. È proprio l'APA. Light ha anche flashato. Mio Dio. No, stanno giocando bene i Liquid qua. Questo l'acronimo che ha. Sono veramente molto confuso. Mid laner dei Liquid, e qui devo dire che la pianificazione del fight è stata eccellente da parte loro. Il flanking da parte di Syndra, il fatto che siano riusciti comunque a bloccare e gestire in separata sede Light. Light è stato smolecolato. Di nuovo, un altro fight in vantaggio. Lo stai vedendo? I team Liquid che stanno giocando bene, i Weibo che per virtù di un campione che fanno è morto Breed. È morto. Non dovrebbero arrivare in tempo. Forse forma mega lo salva. No. Non ci credo. Un'altra volta la scarica di proiettili. Una cosa è che hanno anche vision. Mi era mancata per niente, sì. Per niente. 6-1-5 AP sta giocando una gran partita. In un matchup anche abbastanza omologo, nel senso comunque non stai giocando Syndra contro quei matchup con pazzesco. 71 e Team Thunder, bene sì. È proprio farina del suo sacco quello che... CoreGG sta dittando le bellissime ulti, ricordo. Così tanto? Ma non è... Cioè, CoreGG non è la cosa che sta facendo la differenza. Cioè, non è il personaggio che dice, oh mio Dio, ha fatto una ulti e pazzesca, è riuscito a separare il fight. Stanno facendo proprio scelte discutibili di Weibo, a livello di positioning, a livello di... Cioè, qua, Crisp, perché sei là da solo? Che Light ancora è vicino, Tarzan non è vicino. Non hai vision su quel lato di mappa. Per quale motivo esporti così? Solo Marksman player, adesso... sul palcoscenico mondiale con uno dei più tradizionali maghi della mid lane, questa Syndra. Una magnifica partita contro un team ben pericoloso. Teletrasporto alle spalle dei Weibo. Necton, Impact. C'è questo su Xiao Hu, il danno c'è, costretto a flashare, c'è il berserk da parte di Crisp. L'onda d'urto. C'è il knock-up. Bella ulti Nami, bravissimo CoreGG. Qua, questa era una ulti Nami che fa la differenza. Ancora vivo, Light corre avanti, il giavellotto non trova il bersaglio.
Mamma mia. I Liquid sono tutti vivi, ma lo stesso si può dire dei Weibo. Tanti cooldown impegnati, flash e non solo in questi scambi. E continuano Yenoch e JJ a farsi in avanti, le guarigioni ci sono da parte di Nami. Barra del mana sulla metà adesso inferiore, ma Yenoch che continua a pushare con questo Lucian. A giudicare dalla resistenza magica, tra l'altro a breve arriverà Tenacia nel suo inventario. Scarpe da completare in virtù di quello. Si prendono un drago. Sono felici dell'obiettivo, considerando che tutte le barre degli HP sono rimaste sopra lo zero, nonostante il teletrasporto audace di Impact. E se posso permettermi un gran bel drago. Drago infernale per quella singola. Drago infernale, singola copia. È il prossimo che comincerà a essere pericoloso. Syndra è grossa però con un drago infernale. Molto grossa. Cerca di baitare il movimento avversario, stordimento lungo. Me lo su Sorianna. Shao si è perso mezza vita da stazione, Stacca IPA, vicinissimo alla soglia di execute. Vicinissimo alla soglia. Sto lando infernali. Sto mondiale ha un sacco di lande infernali, sì. Concordo. A questo punto concordo. Anche Jerry della rovina. Schifo non fa. Però quante volte sarà effettivamente rilevante? Anche perché se non è l'abilità a farlo, hai comunque la della tempesta. Quindi grafico del gold esattamente come mi aspettavo di vedere in una partita del genere. Tra l'altro non so se noti, ma i due picchi sono pari. 1880 di picco per entrambe le squadre. No weighing. No, no merda. È veramente bilanciato, veramente. 1880 gol di picco entrambi. È strano dirlo guardando. Assurdo. Kill, perché siamo 13 a 5 per i Liquid, ma i Weibo hanno mantenuto controllo totale di mappa, hanno preso 3 torri prima che i Team Liquid ne potessero prendere anche solo una. Le due conquistate Liquid. Weibo non sto capendo proprio che gli succede. Vediamo. Contributo monetario. Tutto il vantaggio che avevano l'hanno buttato nel CS, quella è la cosa grave. Con la comp che hanno non dovrebbe essere, cioè, è veramente difficile da farsi. C'è ancora la minaccia di quello che narra e preme forte. Gran partita però da parte di, sento di dire, tutti i giocatori di Team Liquid. E tutto questo senza neanche andare a dichiarare un vantaggio in scaling tra le due draft. Già. Siamo perfettamente alla pari, la partita è bilanciata molto caotica e non abbiamo col passare del tempo una delle due metà che risolve automaticamente l'azione. Avevamo detto di aspettarci in draft un game senza esclusione di colpi, vedendo due composizioni così incentrate sull'early game. E si continua adesso attraverso la corsia centrale, unico perno difensivo importante dei Weibo rimasto in piedi. Punti si giovani a vuoto, vabbè, prendono soltanto la torre. Allontanare gli avversari, torre caduta, si parla di 3-3, quindi in strutture tra le due squadre. Vantaggio monetario che cresce leggermente, 2000 gold per i Team Liquid. Ancora molto poco, ma se si considera dove questa differenza giace, forse la differenza è segnata un po' maggiormente. Sulla mid lane, quello è il problema. Forma mega per lognare avversario. Gnarro deve committare la kill su Impact, perché sennò è morto e basta. No, decide di provare a fuggire. Ok. Sì, giustamente. Non può uscire bene da questa azione. Prenderà la via della torre, non morirà, c'è lo Serac a dargli lo scudo. I Weibo non stanno andando sul baro, nei piedi è determinato a minchia breathe. A costringere l'avversario a morire, che sia execute che non lo No. Impact la prende. Decidono di non farlo, perché? Nient'altro sulla mappa. Ma perché? Vabbè. Due persone, due carry molto in forma, tenuti. Io non ci credo. Per un quarto d'ora non succede niente e i Liquid sono felicissimi. È ovvio che sono felici, stanno vedendo i Weibo che gli sta venendo un ictus. Che aveva di certo più bisogno di Syndra di mangiare quell'uccisione e riescono grazie a un multi e la copertura. Io boh, cioè Brida ha preso buon 30-40 secondi. Quindi, non avendo neanche il downtempo del valzer del barone in negativo. Boh. Questa è una mappa disciplinatissima da parte del Team Liquid. Imparo ad avere ancora paura per i miei beniamini. Perché anche il Liquid è una quota di 50. Immaginati se uno ha scommesso 10 euro sui Team Liquid. Un'esecuzione macroscopica molto carente. Gli LNG ieri sembravano veramente. Cioè, immaginatelo. Strada contro i Liquid. Ma io ne ho messi 25 labo. Da parte di minchia, 25 per 50. Porca droga, sono 1250 euro. Sbaglio. Attraverso errori dei Team Liquid. Quindi, fiato ancora sospeso. Nonostante il leggero vantaggio. Ah, 2,75, quota 3,5. Ma che cazzo? Ma dove? Ma ognuno ha le scommesse diverse. L'arrivo del prossimo drago, quello potrebbe significare soul point per i Liquid. Mirino puntato sul barone, però che a 50 vincenti mondiale. E questo comunque ecco. Con la visione molto tesa attorno agli obiettivi e ai due quadranti di mappa. Ok. La torre esterna della corsia centrale è caduta abbastanza di recente, quindi non c'è stato neanche un setup così netto. Reed di nuovo ad occhi chiusi su questa corsia inferiore, rischia di essere accerchiato. Sono vari centri commerciali con una delle sue quote. Sì, sì, me lo immagino. Però, cioè, una cosa è un gap tipo di 2.5, 3, 4 e mezzo, ma 50. In corsia centrale spalleggiato, Bounty da Core JJ.
cercare qualche vantaggio di range. Meno di un minuto adesso lo spawn di quel drago. I Weibo vogliono assicurarsi di presentarsi in forma. Sta recollando Tarzan, immagino forse a chiudere il suo secondo oggetto. Arriva quel Randuin, difatti. Uso la top lane. Debusciare la pressione di impact. 2700 gold. Il suo terzo item, un intero Necto, una strike breaker, Unti che cerca l'ingaggio su Light. Light ha purificazione, quindi non ha paura. Sarebbe comunque un cooldown perso. Tarzan sul fianco. C'è il drago infernale fra poco, Vede arrivare Tarzan, schiva il macigno, si allontana. Yeon deve stare indietro. Ha comunque lifesteal. Alla leggera, i Weibo sono già raggruppati attorno al barone. Weibo vogliono andare Baron, cioè cederebbero. Il trade. Sì, sì. L'obiettivo va giù. Ma sì, ma se c'è in fretta. Va giù in centrale, però lasciata del tutto sguardo. Sì, infatti essere il primo sull'obiettivo. E questo comunque forza i Weibo a giocare in uptempo attorno agli obiettivi e questo gli costa fette di mappa. Io qua non ho proprio capito i Weibo. Hanno ceduto la torre per neanche cominciare il Baron. Che cazzo? Troppo sta cadendo molto corto. Hanno lasciato la mid per niente. Già in piedi, i Weibo sono costretti, come dicevi, a giocare su questa top side sotto la visione dei Liquid. Cioè, ok, adesso inizi, dopo che ha resettato Nami. È lontano. Questo è un attimo prezioso per i Liquid. Cioè, TP di Syndra. Cercherò un po' di visione. Però è da solo su quel fianco. Light di lance ne ha tante su quel Baron, però gli strumenti per giustiziarlo. Umti cercano l'ingaggio, Light purificazione, tanti danni su Umti. Tarzan sta continuando a tankare il Baron, questo è un problema. Tarzan sta aspettando di utilizzare la sua E, perché la utilizza o in senso offensivo o difensivo, dipendentemente. No, vabbè. Ma che stiamo guardando, regà? Ma i Weibo sono qualificati coi punti fragola dell'S lunga, cioè se non si spiega. Ma vabbè, crispa la sicurezza di Light. La suprema di Light, anche quello però uno strumento importante e assente. Ma che stiamo guardando? Ma cosa Breed? Ma vabbè. Vabbè. Almeno c'è stata la ulti da parte di Skarner corretta. Lo stun su Umti, flasha via, c'è Shao. Impact scatta. Ma io non ci... Ma raga, davvero, ma che sta succedendo? Ma che sta succedendo? Tutto è bene quel che finisce. In questo caso riescono ad avere vita salva i membri degli Impact dei Liquid, con Impact che si inserisce alla fine del fight. Che sudore attorno a questi obiettivi. È dato dalle draft, perché sono delle draft che giocheranno ad armi pari in ogni fase. Sembrano i miei game ad Emerald, sì, davvero. Diventa intangibile per è assurdo. Ma finché il gioco è così aperto, questi obiettivi sono sempre il caos. Ho detto tutto bene quel che finisce, ma mi sembra che l'azione di prima non sia nemmeno... Yeon è al 75% crit, Abbiamo visto. Mo fa veramente male Lucian. Si sentire su quell'assalto. Mo fa veramente male Lucian. Su EPA, la ulti a vuoto. Una grande mancanza lì per i Weibo. Emerge nuovamente Tarzan dal muro. C'è di nuovo la rotazione verso la bot side. Il drago è ancora lì. Unti lo sta. Fa morire che il drago sia ancora disponibile. Ha visto i Weibo muoversi sul barone. Quindi il drago infernale è ancora lì che aspetta che qualcuno lo venga a reclamare. Questo potrebbe essere un momento comodo per i team Liquid. Breed appena ritrasformato. Non hai pressione da nessuna parte. Hai pressione top lane, ma fra un minuto lo vediamo. Infatti, Impact cammina fino alla corsia superiore perché deve prendere quella wave. Weibo però hanno ceduto di nuovo la pressione sull'obiettivo, hanno ceduto la pressione. Vabbè. Dei Weibo, perché come abbiamo detto prima, i dettami della Calista Compo sono molto difficili da interpretare, perché devi sempre giocare essendo il primo che propone sugli obiettivi. Sembrano ubriachi Weibo. Puoi giocare due lati di mappa con sembrano ubriachi. Noi siamo soliti andare a dare il soul point come momento di rottura, ma interrompiamoci un attimo perché Impact Inside rischia un attimo, ma sembra essere... Tarzan ha appena usato la E contro il Gromp. Non so se Tarzan abbia fatto apposta di usare la E davanti al Gromp e si è rimasto bloccato quindi dall'altra parte del muro con il Gromp invece di superarlo e inseguire Impact. Arriva per il teletrasporto. Impact flash. Torero. Bel flash. Vuoto, l'inserimento di Tarzan. Sono in 4 su Renekton. Arriva anche Umti. C'è la nave già dalla parte di Nami. I Berserk grazie a Renata Glask. Oh, finalmente un fight a modo, Weibo. Cazzo, alleluia. Dal fianco, cerca Skarner c'ha ancora la ulti, Skarner ha ancora la ulti. Yon ancora due carry pericolosissimi da proporre. Senza Impact però in 4 contro 5 Team Liquid dovranno stare più attenti. Yon chiuso sulla tana del blue buff. Scatta oltre il muro e si porta via quel blue buff a casa. Lol. È preciso di Tarzan.
Si prende una torre interna top. La prende Breed. Buono. Dovresti prendere quella febbre, dovrei prenderla. Sul merch store di Riot. Non avrà il teletrasporto. Non potrà quindi unirsi alla squadra. Supreme dei Weibo, ancora tutti disponibili tranne quella di Renata Glass. Shahu visto sul fianco, Epe lo va a cercare con la sfera. Si muovono sull'obiettivo, di nuovo Giavellotti a minacciare quel secondo smite. Yon fa spartire lo stemino. Oh, apa! Mamma, Shahu è sopravvissuto! È morto, lo stunz 1. Anti dovrebbe morire qua. Vabbè, è uscito anche Yeon, ciao. Finito. Perfetto, grazie Weibo. Oh mio Dio, vi siete ripresi. Finalmente si sono ripresi. E vanno a finire, sì. Ma sì, che gli frega. C'han 30 secondi per finire il game. Ma ci credo. Forse è un po' too much chiudere il game. 30 secondi. Non ci sono le ulti più che altro dei Team Liquid. C'è solo undi. No, devono andare Baron. Cioè, devono andare Baron. Prendo soltanto uno. No, 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 infatti. Non vogliono rischiare. No, no, non riescono, non riescono. No, no, infatti, dicevo, 30 secondi non ce la fanno. Avessero avuto Jax, tipo, Jax mid qualcun altro che abbia tanta attack speed, ok, avrei detto, va bene, ci sta, ma non questa comp. Lo vede, lo cede. Barone per i Weibo, partita nuovamente sbloccata a loro favore. Partita nuovamente flippata e continua a dipingersi un grafico del gold veramente particolare da vedere a fine partita. Siamo oltre le 1880 unità di vantaggio stavolta. Stavolta sì. Quindi siamo riusciti a rompere quel paradigma duale tra le squadre, ma rivediamo. Abbiamo trovato tutto. Abbastanza. Momento aeroporto. Minchia Shao al pelo. Il problema è Tarzan. Il problema è Tarzan che va a prendere due avversari, ne costringe uno alla purificazione e va poi su Umti a zonarlo al resto della squadra. Light con l'acquisizione forzata, ma non... scusami, con il salvataggio, ha abbastanza velocità di movimento. Il coach, il coach dei Liquid sa bene che questa azione potrebbe aver compromesso inevitabilmente i prossimi minuti. EPA che ha provato a flashare. Minchia, 3000 gol sotto. Ritrascinato indietro al millimetro senza riuscire quindi nemmeno a scagliare la per un attimo avevo il dubbio anche io, chat. Per un attimo avevo anche il dubbio anche io. Ok, Nord America alla fine è tornato come doveva essere. Tutto ok. Tutto ok. Tra l'altro dal lato rosso. Molto netto. Decisamente. Ma non siamo ancora alla fine. Tutto nella norma, tutto nella norma. È presente per i Weibo, ci sono power spike molto importanti, c'è una Kalista veramente spaventosa. In tutto questo bisogna sempre ricordare che... Cosa diavolo è successo? I Weibo hanno trovato un fight vincente perché non c'era Impact e... GG. Non una cosa che mi emoziona. Ah, ci sarà il flip al drago. Non penso ci sarà il flip al drago. Riescono a difendere la base. Ma anche l'anima non... Ma Renekton è ancora mid? È un free assedio. Minchia Umti quella ulti. Cos'era quella suprema di Sejuani? Bella mareggiata di Nami. Doppia bolla a seguire la mareggiata. Su Crystal Bella Light, posizione. Sterminio per disperdere un po' di danni. Inibitore preso. Renekton nel frattempo si sta prendendo. Dovrebbero avere. Hanno recall potenziato. Quindi. Basta che recolli una persona. Di Inibitor. E invece il timore del recall potenziato dal barone. Giustamente. Su Impact che lascia i minion su quel Light. Piuttosto che rischiare di perderci le penne. Umti è da far volare al team. Ma un po' tutti i team Liquid hanno giocato così, eh. E dovrebbero essere riusciti, sì, a salvare l'inibitore. Mi chiedo con quanti HP residui, sinceramente. Circa... Ma Impact che cazzo fa? Stava mettendo pressione mid. Actually non era una scelta sbagliata. Bella FedEx, grazie per la sub. Grazie mille. Sapendo da dove stessero recollando, dovevi comunque contare quei 4 secondi partendo da quando hai perso visione degli avversari, non da quando sei arrivato. 3700 gold, 2000 gold di Baron Powerplay. Sono 500 gold in più e basta rispetto a quanto ti dà il Baron di base, però strada Impact perdere un pezzo del genere di fronte alla minaccia già sentita. Per il primo dicembre gennaio una bella challenge solo qui in Corea. Resta comunque un inibitore scoperto. Ah, Peot, non te lo posso già dire. Non ci arrivo neanche vicino a livello di soldi. E non penso che arriverei tanto lontano in Corea. Aspetta, proprio fuori dai denti. I G2 come hanno giocato? Bene. Il problema di quel game era Smolder. Non ci fosse stato Smolder, quello era un game totalmente diverso. Magari non avrebbero vinto senza Smolder comunque, Però Smolder ha deciso quel game da solo. Il riassunto di Zio Giorgio, il riassunto dei G2 è Smolder ha vinto il game con, per il team avversario. Per i Fnatic c'è ancora speranza. Ma possono ancora giocare, quindi finché possono giocare c'è speranza.
l'avvicinamento su APA. Pressione molto alta, impact lontano dalla squadra, ha il TP. Weibo giocano con l'ombra della guerra nella giungla avversaria. Si continua con Umti che va a rimuovere almeno le piante per impedire ai Weibo di giocare dall'ombra di guerra utilizzando anche quegli ausili. Si gioca comunque con la minaccia del soul point, quindi con i Weibo che vorrebbero utilizzare questi 4 minuti rimasti per il prossimo drago per premere inevitabilmente verso la metà campo avversaria. Il problema grande è che comunque i Liquid devono fronteggiare i super sul quadrante inferiore, cosa che i Weibo invece non hanno di cui curarsi sulla mid lane. E questo sta impegnando per adesso Renekton. Oh, è solo Umti. No, Umti. Strette le mani arriva solamente sul minion. No, va bene così. Finché è sul minion non è un problema. Però Umti qua che recolla lì. Per Yon. Yikes. Quarto intero oggetto più quella fascia d'argento vivo nel suo inventario. Se facessimo un Kickstarter per portato di Corea, regà. Tante care cose, ma no. Non penso che attualmente la differenza tra Lord Dominic e Memento Mori non penso che sia sensato. Oltretutto all'inizio della season, cioè a gennaio c'è l'inizio della season 2025, voglio stare dietro all'inizio della season 2025 con voi qua. A dicembre volevo fare la maratona dei Souls, ma vediamo. Una situazione un pochettino rischiosa, Liquid matematicamente. Quanto è scriptato che escono solo Infernal? A flashare, no, è statisticamente improbabile, ma scriptato Nabro. A disposizione del tiratore di Team Liquid. Nuovo totale assenza di visione per il Nabro sul lato superiore del fiume. E adesso semplicemente si va avanti, Liquid devono cercare di difendere la loro metà campo. C'è Renekton che almeno ha messo in stato neutrale la corsia inferiore, però il push sulla mid lane non fa tantissimo considerando che non ci sono minion. Sono minion, non si può andare in struttura. Tarzan, però, Tarzan su APA ci prova. Non arriva, non trova il bersaglio. Ha beccato Nami con la ulti Renata Glask. Due supreme però andate, non a disposizione per i Weibo che si fanno avanti sulla torre adesso. Hanno usato la ulti Light e Crisp, niente di troppo grave. Torre inibitore. Da lì è come vantaggi gol così grande sulle strutture, sugli shutdown presi. Tutta una serie di cose. L'assenza del buff del funziona la fase svizzera, hai preciso. Devi perdere 3 game e sei fuori, o devi vincere 3 game e procedi alla fase successiva. Tarzan, fermati. Grazie. Nuovo impact a cercare il flank, ma purtroppo sotto. Arriviamo al drago. Arriviamo al drago, raga. Io non ci credo. Così tanto contro gli avversari. C'è il numero di controllo, quindi comunque lo sanno. Si gioca per il Baron. Anche Thor, hanno preso tante bounties, non solo, hanno fatto una bella power play prendendo torri. Allora, Michele, com'è io non ha preso più il fight contro Renata? Capisco che Crisp sembra che come era meglio over barrier. Hanno visione, sanno che lo stanno facendo. No, no, non ha senso contro Crisp andare per purificazione. Non è worth. La ulti Renata è abbastanza facile da gestire. Light. Light è morto. Light è stato cancellato. Manda lontano l'urto. È già stata usata. No, perdono il fight. Non hanno il DPS. Oddio, entrambi non hanno DPS. Light ci prova. Impact. Madonna, il sustain di Impact. Tarzan viene stordito. Crisp che flash in avanti per costringere Impact a rallentare. Eccolo qua i danni che volano. Angelo Custode proccato. Non basterà per salvare Impact. Questa è una seconda kill conquistata dai Weibo nel fight esteso. 2 a 1 per questa fight. Holy shit. Impact più che altro un minuto. Un minuto. Ciao, deve ritrasportarsi in. Ma abbiamo visto no, si deve tantissimo Barone. Ok, ok. Forte anche lui di Angelo Custode. Ciao a Boko Mana però, Light ha proprio trollato il fight. Light e Crisp stanno giocando. Hanno dei momenti buoni, dei momenti, cioè buoni nel senso di tollerabili, e dei momenti terribili tipo questo. 40 minuti sul tabellone, 15 a 12. Cioè, sto game è Tarzan, Shao e Breed che stanno provando a vincere nonostante tutte le difficoltà. Kai sta Randuin, sì, perché stai cercando di sopravvivere a Lucian che ha 100% crit. Come se importasse a questo momento della partita, ma è sensato. È sensato, è sensato. Il problema è che è APA a scioglierlo. Quindi. Per andare a combattere per il drago, almeno non ci arrivano per primi, non riescono a scambiarlo per il barone Nashor. Buona da parte dei Weibo, non arriva TP di Renekton, rimanere in zona teletrasporto. Adesso Impact è lì. Impact devono cercare di chiudere su qualcuno, ma Tarzan sta diventando infaticabile. Dal lato dei Weibo Tarzan è colossale, Moco Skarner è veramente difficile da uccidere a disposizione per questo fight.
Tolta la passiva Sejuani, ma tanto si rigenera in fretta quella. 9000 HP sul drago. Tarzan. Oh oh, Apa lo va a sordire. Breed in avanti, arriva lo stun. Londa d'urto! Apa muore! Bravi, e ho mosso Impact. Mo dovrebbe morire anche Impact in teoria. Sì, sì, morto. Madonna, Weibo. Oh, capite che hanno questi momenti in cui brillano i Weibo e dici, cazzo, sono bravi, ma fanno certe robe senza senso. Senza senso. C'è Umti che sta provando a clearare la wave, ma ci sono Breed e Shao e adesso ci muore. E GG. Di far perdere qualche prezioso secondo agli avversari. Yon insieme a Core JJ, la duo lane dei Team Liquid. Yeon ha già perso mezza vita. QW di Orianna a sto punto del game ti scioglie. Lo prendono. GG.